pneumatici e pneumatici fuori uso, i cosiddetti PFU, rifiuti che possono trasformarsi in risorsa se correttamente raccolti e avviati al riciclo. Ma sul settore pesa un mercato nero parallelo, circa 20-30 mila tonnellate di pneumatici immessi illegalmente ogni anno nel mercato del ricambio. Un ammanco di contributi ambientali per 12 milioni di euro l'anno, che si accompagna a un'evasione IVA stimata in 80 milioni di euro. Sono decine e decine di milioni di evasione fiscale dell'IVA e quindi certamente c'è un danno molto consistente ed è proprio legato ad ogni pneumatico venduto senza scontrino, ma c'è un secondo danno per lo Stato che deriva dal fatto che chi vende senza IVA ha poi anche un imponibile più basso e quindi anche da un punto di vista della tassazione generale c'è un altro secondo livello di evasione. Il terzo livello economico di danno è quello legato al fatto che mancando contributi non vengono processati dei pneumatici fuori uso che invece se regolarmente trattati finirebbero in impianti di lavorazione e quindi alimenterebbero un lavoro regolare presso i vari impianti sparsi per l'Italia. Al danno economico di questo mercato nero parallelo si accompagna poi il danno ambientale. L'impatto ambientale storico che si conosce sui pneumatici è quello del conferimento non corretto e quindi le discariche abusive, un rifiuto che è lasciato sul ciglio di una strada o in una campagna. Negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni, con la vicenda della Terra dei Fuochi è emersa la seconda modalità di smaltimento illegale, quella di combustione illegale all'aperto, che crea ovviamente una serie di problemi di inquinamento atmosferico, crea anche problemi ovviamente di inquinamento sul suolo, soprattutto quando poi questi roghi vengono spenti perché le acque che vengono utilizzate per spegnere il fuoco si contaminano e poi penetrano nel suolo e nel sottosuolo. Contro questa illegalità e i suoi impatti negativi su economia e ambiente nasce la piattaforma Cambio Pulito, promossa dai consorzi di Faliera per la gestione degli pneumatici fuori uso, Legambiente e le associazioni di categoria. In Italia dal 2011 la gestione degli pneumatici fuori uso, 350.000 tonnellate annue, quelle relative agli pneumatici immessi nel mercato, era uscita dalle secche dell'illegalità, dei roghi che sono negli occhi di tutti, aveva alimentato l'economia circolare. Ora noi alziamo insieme l'allarme, lo facciamo con tutti insieme, questo penso sia un elemento di novità, dedicando uno strumento operativo di whistleblowing, cioè di denuncia in condizioni di riservatezza e di anonimato a 50.000 imprese del nostro paese. La piattaforma Cambio Pulito permette infatti di segnalare in maniera riservata e anonima irregolarità e illegalità, dalla vendita in nero all'evasione del contributo ambientale. Il sistema poi consente di seguire le segnalazioni prese in carico da Legambiente, che come unico gestore le filtra, le classifica e ne valuta l'attendibilità, con possibilità di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti ed eventualmente arrivare alla segnalazione alle forze dell'ordine in caso di particolare evidenza e gravità.